Ciao a tutti ed eccoci qua nell'isola del tesoro dove c'è una mega vernistella, dobbiamo acciuffarla e vediamo un po' come. Biduccia è simpatica, non è molto invitante, diciamo. L'isola del tesoro in vista, finalmente ci abbiamo fatta ciurma o la palla d'oca dall'emozione. Però non sembra così terrificante, a parte quel teschio gigante sembra normalissima. Isola, insomma, dopo vortici e oscurità, questo è di certo l'isola meno spaventosa che incontriamo. Non lo dire, stai a vedere. Bene, abbiamo attraccato. Bene, eccoci arrivati sull'isola del tesoro. Credo sia il momento di sbarcare. Via! Ammirando, non si finisce la nostra impresa, pensa a quante ne abbiamo passate, però fin qui non puoi credere, non puoi cedere fino qua, proprio qua. Abbiamo strappato il nostro vascello ai nemici, restituito il colore al mare e recuperato le pagine mancanti del diario. Beh, in realtà hanno fatto tutto mare e tinto, ma noi comunque eravamo assieme a loro. Siamo arrivati fino qui, convinti che saremmo entrati nella storia, proprio come l'ammiraglio leggendario. Sarebbe un peccato mollare tutto proprio ora, non crediamo, noi crediamo in te. Mi avete convinto che razza di marinaio pusillanime si farebbe intimorire da un enorme teschio oltre 70 metri? Di certo non io, per tutti, i buon pressi. Avanti, ciurma, andiamo a scoprire tutte le ricchezze nascoste su questa isola. Chi è con me? Tutti, però, diciamocelo, non eri molto convinto, eh? Va bene, andiamo. Pronti per questa nuova avventura? Fermi, un paletto, coloriamo, altrimenti poi stiamo ore e ore a cercare cos'è che è bianco. Appena lo vediamo, coloriamo. Occhio. Occhio, occhio, là. Già c'è una macchia laggiù e me l'ero persa, ecco. Bene, macchia e carte. E qui? Oh, fermi un po', non è che c'è. Ho come l'impressione che ci sia una nuova dimensione da affrontare. Questo sentore. Un'altra macchia qui. Bene. Questi sono già fermi. Lo so che questo teschio fa paura, ma se fai attenzione noterai che la bocca ha tutta l'aria di essere l'ingresso di una grotta. Il problema è l'acqua. Sarò pure in procinto di diventare una leggenda vivente, ma sono sempre di carta. Altamente biodegradabile. Dobbiamo trovare l'altra via d'accesso alla grotta. Ok, dimensione parallela. Vai, ora questa macchia qua. E questo tappo di sughero qui. Non ci arrivo, quindi niente. Giù paletto, giù paletto, giù paletto. E giù paletto. E vai il tubo! Guarda uno di quegli strani tubi. Allora, anche su quest'isola del tesoro c'è un mondo parallelo. Sì, avevo proprio un grosso sentore. Vai, ciao. Mega fungo. E vai della dimensione parallelengi. Oh, via, subito, ci attende un tartosso odioso. Mamma mia, pensavo avessi sbagliato il tempo. Wow. Ta-da! Oh, fermi prima che si rigeneri questo tartossone. Via! Oh, ma non avevo finito il punto interrogativo. Mannaggia. Vai! Vale. Ok. Bene, andiamo. Vediamo un po'. Allora, colorato. Vedi? Wow. No, mi ha fregato bene bene! Perdindirindina! Vabbè, ma noi che dire? Facciamo questo e facciamo questo. Via! Ma sì, vai. Vediamo un po' se riesco a farlo fuori con queste due carte. Ma penso anche con una sola. Non ho avuto fiducia in me. Avevo giocato una carta d'appoggio per stare tranquilla. Eccola l'entrata della grotta. Allora, a questo punto, aspetta, voglio andare di qua. Qui c'è una marea di blu. Vediamo un po'. Allora, vedo lì che c'è del bianco. Parecchio bianco. No, ma mannaggia! Io ho tutto, perché sono andato qua? Ah sì, no, volevo vedere se c'era qualcosa da colorare, giustamente. Tieni, stavolta t'ho schiacciata, eh! Vedi? C'era! Vai! Ok. Di qua, di nuovo. Sì, colore. Esprimiamo l'ambiente attorno colorato. No! E vittoria. Ok. Prendiamo anche del colore. Bene. Ottimo. Vieni un po'. Vai. T'ho accartocciato. Niente colore. Va bene. Ok. Un po' di blu. Ok,
che non guasta, un po' di giallo che non guasta, perché non sono messa bene a colore. Beccati questo, pensavo di cadere. Ah, questo cartone sta, ma dove sbuca? Bene, e qui ho colorato. Io entrerei subito nella grotta, vediamo, dai. Fungo un'app che potrebbe essere utile in quanto... Oh, che è? Che cosa lancia questo? Il ghiaccio! Fermi! No! Mannaggia la miseria! Cosa cappero stai facendo? Ale, accartocciata. Tieni. Di ghiaccio, questo era il tipo il tappo di sughero, infatti eccolo qua. Ok, rientriamo. C'è qualcosa lì? No, mi non posso, mannaggia. Come l'impressione che devo per forza tornare indietro nella dimensione normale. Aspetta, voglio andare a vedere un attimo di qua. Tieni. Martello, ecco, non c'è altro da colorare, quindi bisogna anche levare il tappo di sughero di là. Ma intanto uno l'abbiamo tolto! Ullala! Ho saltato sopra. Bene, andiamo a vedere che cosa è accaduto nella dimensione normale. A parte che questa chiazza non me ne ero resa conto. Ecco, ora c'è. È azzerata, è colorata. Allora. Guarda, forse puoi usare quella roccia gialla per entrare nella grotta. No, è un tappo di sughero. Sai, noi Todd non siamo bravi a saltare come te e non sappiamo nemmeno colorare né usare le carte. Non è che potresti dare un'occhiata alla grotta per noi? Dai, ormai siamo amici. Ah, certo che possiamo. E poi sento che c'è un inconfondibile profumo di Mega Vernistella. Forza Mario, andiamo. Grazie ragazzi. No, noi rimaniamo qui a fare la guardia a quella zolla di terra. In bocca al lupo. Tifoni, ragazzi. Lo sapevo, questa grotta nasconde un mucchio di segreti. Ma attento Mario, per ora non vedo una via di uscita. Questa fessura è troppo in alto, non riusciresti a raggiungerla nemmeno saltando. Mentre tu perlustri la grotta, noi cerchiamo un altro ingresso. Buona fortuna. Ah, intanto qui c'è una macchia. Lì si può passare, no? Ah, guarda là, c'è un tasto, qui c'è un coso rosso. Però qui di qui. Wow, wow, wow. Bel colpo, battagliamo, sennò questo ce lo portiamo dietro per non so quanto. Almeno così ce lo togliamo di mezzo. Cappero, quanti siete? Allora, martelli, martelli a tutto spiano a questo giro. Fatto, via. Beh. Bel colpo. Fantastico. Benissimo. Bel colpo. E benissimo. Oh là là, è rimasto un pelo di colore. No. Ah, meno male. Comunque, sono riuscito a farlo tutto con solo giocate. Non mi hanno preso nessun colore. Beh. Coloriamo. Coloriamo. Yes. Sì. Bene. Un martello. Cosa vedono i miei occhi? Una grotta? Sì, una grotta, penso. Vedi un po'. Ale, una stanza segreta. Eccoci. Poni un attimo. Non rompiamo niente perché c'è da togliere questo. Allora prendiamo. Intanto, e adesso. Ale, eccolo qua. Il tasto punto interrogativo. Botta là. E questa? Cosa sarà? Si è creato un ponte. Ale, ale, ale. Così c'è anche l'altra dimensione. Vai, colorato anche questo punto. Qui c'è qualcosa a colorare qui. Niente. Ok, passiamo da qua. Beh, abbiamo buttato giù quell'altro tappo di sughero per entrare nella dimensione parallela. Bene, bene, bene.
tutto è correlato. Non si scherza. Occhio a questi spunzoni. Molto attenti, gli spunzoni. Oh, di qua. Centro. Oh, cos'è questo? Tavolino. Posso vedere qui? Niente. Una chiazzetta qui di colore. Sta a vedere che siamo sopra al terrazzino che si vede all'inizio. No, non pensavo di essere già sbucata invece. Ah. Oh! Mario, sento la presenza della mega vernistella, è davvero vicina. Vado a dare un'occhiata. Ma cos... cosa è successo? Aspetta, fammi colorare qui, prima, e qui. Mario, presto, vieni qui! Sì, un attimino. Mario, sì, volevo andare a colorare lì. No, via, bisogna andare per forza dentro. Per forza. Non abbiamo scelta. Là, che puzzo. Che è? C'era un gas? Cosa sarà? Tossico. Koff, riesco a malapena a respirare. Koff, mi sembra di aver intravisto la mega vernistella là dentro. Ma come facciamo a sbarazzarci di tutto quel fumo? Ah, era un fumo. Pensavo fossero ruberi tossici, va a sapere. E invece era solo del fumo. Quindi dobbiamo spengere del fuoco, praticamente. Oppure ci sono dei geyser. Cos'è? Ma qui c'è uno scrigno! Guarda quanti forzieri! Sarà quello il famoso tesoro che vendono all'isola? Andiamo, piano. Coloriamo prima. Ce l'ho, coloro. Sì, vieni. Apri. Non c'è niente? Ah, era un passaggio! Oh, per dindirindila! Ehi, guarda! Il fumo fuoriesce da quel piccolo vulcano. Deve essere salito fino a fumicare tutta la stanza della vernistella. Ora sappiamo qual è il problema. Ma come lo risolviamo? Aspetta. Ce l'ho un istintore. Ce l'ho sempre l'istintore, se no lo devo andare a prendere. No, non si può. Pensavo si potesse mettere la carta. E invece non si può mettere la carta. Quindi ancora la soluzione non è prossima. Dobbiamo ancora continuare a cercare. Cambiamo dimensione. Ehi, che ci fa lì fuori? Come hai fatto? Sei entrata da qui e sei uscita da lì. Quindi ci sono davvero più ingressi. Bene, se sei riuscita ad uscire possiamo esplorare un po' senza rischio di rimanere bloccati. Ho preparato una specie di scala così potrai entrare e uscire più comodamente. Ok, va bene. Andiamo nell'altra dimensione. Entra! Bene, andiamo dalla parte opposta. Allora, andiamo di qua. Ma no, Tartossa, finalmente non lo sopporto. Andiamo di qua. Di colore, prendiamocelo, perfetto. E accediamo dalla parte opposta. Ok, allora. Carta. Lanciartello per due. Coloriamo. Bene. Monetine per noi. Ehi, moneta. Ok. No, siamo qui. Perché siamo... Ah, ma adesso c'è il ponte. Che ci interessa a noi? Adesso c'ho il ponte, l'ho creato prima. Ma porca miseriaccia! Porca! Sono tre! Oh, la macchia, la chiazza. Porca miseria, come mi ha preso bene? 18 punti mi ha tolto. Beccati sta schiaccia. Pure boom. Mannaggia. Ah, miseria. Questo e poi questo, vai. Forse si gioca anche la terza. Vediamo come mi gioco le prime schiacciate. 1, 2, 3. Ottimo, mi sono giocata benissimo. Bene. Vai, mega fungo di ghiaccio, ti restituisco tutti i danni che mi hai recato, brutta tartaruga ghiacciosa. Vai. Toton. Oh, yes. Occhio, Tartosso. Ma che fortuna, questa volta sono riuscito a prenderlo. Vale, martello, soffietto. Ok. Entriamo nella grotta. Di qua? Bene. Maledetti Tartossa. Noiosi Tartossa. Veramente. Oh là là! Attenzione. Ecco, sì.
se guardate bene c'è una riga. Ecco, se guardate bene c'è una riga e l'ho presa. Bene, pensavo fosse più larga. Pensavo fosse la parte opposta come prima. Invece niente, fregata in pieno. Qui c'è da colorare. E qui è chiuso. Ma perché mi sa che non ho buttato giù di là, nell'altra realtà, sai? C'era un... No, c'è la combinazione? Allora devo tirare tutti su. Non ci avevo fatto caso come erano messi là, nella realtà normale. Nel nostro mondo, non in quello parallelo. Vediamo se devono essere tutti su. Sempre bloccati. E se provo a buttare giù questo? È sempre chiuso. Allora, devo tornare. Prova a tornare. E allora, via, giù. Vada come muore. Muoro, non muoio, muoro. Così, tanto che... Tutte, mi raccomando, chiappiamole tutti! Allora sono accese. La prima no, questa, sì, una, tre. Spenta, accesa, spinta, spenta. Ok, andiamo. Andiamo a vedere. Ma questo si possa aprire? Eh sì, eh. Wow, fermi un po'. Controlla. Lettera nel forziere. Fiuta sfiata, mi sono l'ammiraglio andrà su tutte le furie quando saprà che il leggendario tesoro è stato rubato e da una troupe televisiva per giunta. Però ho la sensazione che quel tesoro prima o poi ci servirà. Sei mai riuscita a vincere il premio del turno bonus di fiuta sfiata? Cavolo, devo andare a prendere il premio bonus. Allora fermi tutti. Non è che c'è qualcuno da colorare, no, assolutamente, io la pesca da sola praticamente. Allora andiamo nella dimensione parallela. E via. Bene. Bene, fiori di ghiaccio gigante. Ah no, ah sì, no, c'è il ponte, ora l'ho fatto, quindi possiamo andare di qua. Vai. Schiacciata. I nemici sono risolti tutti, giustamente, perché ero uscita dal livello, mi hanno ghiacciato anche, maledetti. Io dico così tra i denti. Ok, allora. Muro. Muro, qua giù in fondo. E qui bisogna stare centrali, eh? Bene, ok, allora. Spenta. Accesa, spenta. E spenta. E voilà, si è aperta. Yes, vai. E abbiamo aperto un altro passaggio. Oh, e anche un punto interrogativo. Ottimo. Salto per tre. Ma questo mi sa che ce l'avevo. Oh, vedi, qui c'è da colorare. Olè. Vediamo un po' se qua... Sento che qui dentro c'è qualcosa di molto interessante. Vado a dare un'occhiata, vai. No, di nuovo, ma perché? Vediamo. Di nuovo del fumo. È quel vulcano, dai, è di nuovo il fumo di prima. Temo che abbia invaso anche parte del mondo parallelo. Sembra ci sia qualcosa nascosto in mezzo al fumo. Dobbiamo aprire da dove proviamo e disperderlo. Era quel vulcano, l'avevamo visto, eh. Ok. Coloriamo questa chiazza. Qua. E qua. Ok. Beh, un altro passaggio. Dove ci butta?
Oh, eccolo lui. Non ci posso credere. Quindi tutto quel fumo è proprio di quel tizio con la griglia. Ma chi è? Sta facendo il barbecue. Bene. Ti è accoppato così. Oh, ce l'ho fatta quella di questa macchia. Scommetto che sei stato attirato qui da questo fumo, vero? È quasi pronto. Pazienza ancora un minuto. Sta facendo proprio la griglia, effettivamente. Lei ha accartocciato anche lui. Parliamo. Ti ho detto di aspettare ancora un momento, non posso mica affrettare la cottura, eh? Strizziamo il barbecue. Ma cosa ci servirà questo barbecue, secondo voi? Boh. Barbecue! E arrostisce il cibo alla perfezione. Il mio barbecue, come vi siete permessi di strizzarlo? Mi avete proprio fatto imbestialire. Ora vi seguirò finché la mia rabbia non sarà sbollita. Ops, scusa, se vediamo uno di questi oggetti non riusciamo a trattenerci, poi ci sono sempre utili. Ora, però, il cibo che stava cuocendo sulla griglia è andato perso. Un'insalatina ti basta? Era quasi cotta, appuntino. Avete rovinato tutto. Ora vi starò attaccati. Vabbè, ce l'hai già detto, eh. Ok, allora, ritorniamo un po' dove si passa qui. Dove si passa? Ah, è qua. Ah. E certo che questo Todd è davvero un appiccicoso, ma cos'è? Una figurina per caso? Mi avete fatto davvero infuriare! Un'intera grigliata è andata perduta! Ora mi serve aria fresca per svolgere un po' la rabbia. Ok, allora vieni con noi. Occhio. Tiè. Tirata all'ultimo istante. Ah, qua l'avevo controllata. Qua, qua, qua e qua. Vieni con noi, vieni amico. Oh, un altro Todd. Non vedevo da secoli. Non ne vedevo da secoli. Quasi non ricordavo più come siamo fatti. Ehi tu, sì, dico a te. Ti va di fare quattro chiacchiere, visto che devo rimanere a digiuno, vorrei almeno scambiare due parole. Ma quel giallo inconfondibile, quel cappello enorme, quella spada luccicante! Non ci posso credere, ma tu sei l'ammiraglio leggendario! Voilà, abbiamo trovato l'ammiraglio leggendarissimo! Ma non avrai perso la memoria? Davvero non ricordi più nulla? Esatto, amico. Non ho più la pallida idea di perché mi trovi su quest'isola. Comunque mi piace il tuo stile, ma stai forse cercando di copiarmi? Mario, che ne dici di lasciare questi due affari a gara a chi è più leggendario? Abbiamo una mega mistela da recuperare, magari nel mentre a quel tipo tornerà la memoria. Vabbè, andiamo. Va bene, allora. Proviamo ad andare a vedere subito. Nella prima stanza affumicata che avevo visto. Corriamo, corriamo. Se c'è un punto di salvataggio, perché non sfruttarlo? Ok, andiamo. Il fumo è svanito. Troppo semplice. È ora di risvegliare la mega vermistella. Troppo semplice. Mi sembra strano. Non ci sia un boss. Cos'è stato? Eccolo, infatti. Wendy! Tu sei Mario, vero? Bowser mi ha ordinato di venire a recuperare la mega vermistella prima che arrivassi tu e a metterci sopra i tuoi guanti. In realtà pensavo che non ti saresti fatto vivo, ma ho aspettato con pazienza lo stesso. Mi sono annoiato un bel po' e ora te la farò pagare. Tieni. Penso, visto che sei arrivato fin qui, avrà una vera passione presa. Bene, allora ho qualcosa che ti piacerà. Oh, vediamo, sì. Iniziamo subito. Alla battaglia, all'attacco. Vabbè, ma noi non abbiamo paura. Ti diamo subito un bel barbecue, giusto per. Poi ti diamo un mega saltone, anzi, una mega balzofilona. E poi anche. Ma sì, anche. Torniamo indietro, c'ho anche l'osso. Vai. Barbecue, osso e balzofilona. Vai.
Vai, vai. Vai che noi ti facciamo danni. Vogliamo la mega vernistella. Guarda che scampagnata, eh? Ti cuociamo. Vai, vai, zofilona. No, ho sbagliato il salto. E osso. Ale, l'osso. Arriva Caterina, cancanaglia. Caterina. Caterina. Brava, non è che gli abbiamo fatto molto di, gli abbiamo tolto molto di colore, certo. Va bene. Ah, arrivano i nemici. Ce li ho presi tutti. Bene. Allora, dal limone, anzi no, dal ventilatore. E poi prendo anche un bel funghetto, va. Aspetta. Il ventilatore, poi cosa facciamo? Sì, mega fiorone, vai. Cioè, coloriamo il ventilatore, vai. Vai. Ottimo, salute. Bene. Ventilatore per tutti voi. Un po' d'aria fresca. Ah, sì. Siamo nello spazio dei ventilatori. Vai. Dagli una soffiata. Appiccicati allo schermo. Vai, vai. E poi adesso adesso sta al fuoco, al fiore fuoco. Devo stare attenta, eh? Devo stare molto attenta. Bene, bene. A metà colore, vai, Wendy. Vai. Ok. Olè. Brucia, 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 brucia. Bene, è arrivata la bocca, è arrivata la bocca. Eccoci. Segniamo il ritmo. Bene, te l'ho parati, eh. Oh, è rimasto lui, simpaticone, ma facciamo così, tutta una roba di ferro. Sì, ma c'era il martellone, ma sì, questo bel martellone. E poi, ma io andrei sempre, come sempre, con una di queste super carte. Sì, vai. Là, gli ho tirato la scodella. fantastico! Vieni, scolorito un altro po'. Benissimo. Vale, a voi la scodellata. Come la vedete? La scodellata. Bene, bene, sempre meno colore. Ancora, nemici. Via. Parate. Ma come, non sei contento di tutti i menti che ti ho regalato? Non ti basta? Allora ti regalo anche un bel sorriso. Fammi una foto se vuoi. Ce l'ho. È quella che mi mancava. Non ti preoccupare, ce l'ho la carta ora. Non mi fai paura. Prima che ci lasciamo, fammi ancora un bel sorrisone, dai. Ma tranquilla. Se solo trovassimo qualcosa che ti assomiglia. Vai tranquillo, eccola qua la macchina fotografica. Allora, eccola qua, ce l'ho proprio adesso. E poi così per ci butto anche un'altra carta, non si sa mai. Ma dovrebbe bastare quella, vediamo. Ti vorremmo finire con questa macchina fotografica, cara Wendy. Oh, sì, Twiz. Twiz, Twiz. Guarda come siamo presi bene. Cosa sta facendo? Cosa sta accadendo? Adesso lo scopriamo. Vai. Se ti piace il tesoro, di sicuro ti piacerà anche il mio anello. E quindi? Ale, allora ti piace il mio gioiellino, eh? Ma pensavo risolvesse tutto con invece niente. E allora sai cosa c'è? Beccati un bello stura lavandini. E poi un mega saltone e un mega martellone. Vediamo un po' se con lo stura lavandini riesco a farla fuori. Comunque ci ho messo anche altri due cartone, non si sa mai. Intanto con l'anellino. Vai con lo stura lavandino! Risucchia, 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 risucchia il colore, risucchia il colore, risucchia il colore. Gli è rimasto solo il fiocco. Vai. Martellata. Ancora. Cosa? Ale. Cosa? Non è possibile.
Basta, però adesso ti devo fare fuori e quindi io direi così, secondo me lo faccio fuori così. Metto due per precauzione, ma secondo me col primo martello lo faccio fuori. E infatti, il martello fuoco, il martello fuoco. E voilà. Finalmente. Ah, va bene, ho capito, mi hai battuto. Tutta quella strada per arrivare su questa stupida isola, tutto quel tempo ad aspettare chiusa in una conchiglia e ho perso. Almeno ho perso contro di te, Mario. Non dire a Bowser che te l'ho detto, ma ondevole per te. Ciao Andy. È stato un piacere, ti abbiamo battuto, ce l'abbiamo fatta, ora niente, ci separa dalla Mega Vernistella. La nostra missione è compiuta, ma per quanto riguarda il sogno dell'ammiraglio. E vabbè, vedremo. E il mio sogno? Le inestimabili ricchezze dell'isola del tesoro sono già state trafugate. Purtroppo lo sapevo già. E quindi? Ma questo significa che hai recuperato la memoria. E ammiraglio numero 2? Sì, ora ricordo tutto. Ho attraversato il Mar Smarrito e l'arcipelago Violetto e sono giunto fin qui. Ho trovato un gran numero di forzieri, ma erano quasi tutti vuoti. Allora non era una leggenda, sull'isola del tesoro c'era davvero un tesoro. Del resto, pare abbastanza logico. L'unico tesoro rimasto era una griglia da barbecue, che l'abbiamo già strizzata. Mentre si setacciavo l'isola alla ricerca di altri tesori, ho trovato una via d'accesso per il mondo parallelo. Poi non so come ho battuto la testa da qualche parte e ho perso la memoria. Al risveglio mi sono trovato a grigliare dei pesci, ma non ricordavo più niente. Quel che so per certo è che l'amnesia stimola l'appetito. Allora, che senso ha chiamarla ancora isola del tesoro? Anni e anni di ricerche per nulla! No, si è afflosciato. Ammiraglio, non abbatterti così. Il mare è immenso e così è il mondo. Ci sono ancora tanti tesori nascosti da portare alla luce, che avrai tempo e modo di ricostruire la tua leggenda. E sarò felice di aiutarti a migliorare per realizzare il tuo sogno. Sul serio? Per tutte le ancore sarebbe fantastico, persino meglio di quel tesoro. Grazie. E via. Allora, i due ammiragli hanno fatto squadra. Vedo, siamo tutti contenti, ora però dobbiamo risvegliare il nostro tesoro. Di tesoro, la Mega Vernistella. Sì, però aspetta un attimo, perché qui vedo c'è qualcosa da colorare. Sì, ho cuore. Poi qui c'è questo. Ed inoltre, qui c'è il forziere. Apri, ci sono i soldini, cioè niente praticamente. E via, è giunto il momento di prendere la Mega Vernistella. Via! Ta-da! Colore viola! E vai! E poi abbiamo preso la Mega Vernistella viola! Le! Su, su! E vediamo che cosa abbiamo sbloccato. Vediamo un po', vediamo un po'. Cosa abbiamo sbloccato? Zitti, zitti. Cos'è? Cosa c'era laggiù? Ma non c'era il caffè, quel caffè. Ecco. Allora, finalmente colora di viola questa sezione. Ti piace il colore viola, sì. Là. Signor Todd Verde, ci dispiace, l'ha finito le vacanze. Accidenti, che tubone, ma che è un mega tubone. Oh, vediamo un po' che cosa accade. Oh, eccola qua, la stella va al suo posto, quindi ce ne mancano due. Ne mancano solo due, bene. E vi vorrà la Mega Vernistella Viola di nuovo al Porto Prisma. Sono Mega Vernistella Viola, Mario, Tinto, grazie infinite per avermi salvato. Ricordo l'attacco a Porto Prisma molto chiaramente. Vediamo, ora ci racconterà anche lei la sua storia. Proprio come pensavo, questi tipi di vene annunciate sono responsabili di tutti i punti scoloriti di Porto Prisma. Ma perché sono così ossessionati dal colore? Hanno scolorito muri, pavimenti, persino dei Todd. Quali sono le intenzioni di Bowser? Chissà. E vai, allora iniziano a festeggiare. Tutti in pista si balla. Va bene, riballano. Ale, vediamo. Aumentato qui VUM. Ale, 150. Ottimo, ottimo. Ci sono più stelle. Che cosa accade? Vuoi vedere i nostri ricordi? No, 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 l'ho già visti poco fa. E quindi. Finalmente ho battuto quei tipi. Ma che ho battuto? Cioè, ho fatto i cioè, tipi timidi nel quiz. Finalmente ho sbloccato tutto. E ho perso anche Pietro Cartaforo. Dice: benissimo. Allora a questo punto, anche uno lo pitch. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua. Spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, mettete un piace, commentate. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Condividete il video se vi è piaciuto il video. E adesso io vado a prendere. Mentre vado a prendere la carta a questo timido guaio. Vi saluto. Ciao a tutti e alla prossima!